CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. Buongiorno ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del notiziario locale da Radio CBSN. Da luglio scorso è in atto lo stato di agitazione dei sanitari contro la ASL di Brindisi. Alcune sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sul rischio di collasso nel sistema sanitario della nostra provincia. Lunedì mattina si è tenuto in prefettura un incontro con i sindacati per individuare soluzioni e dare risposte ai lavoratori e ai cittadini. Tra le questioni urgenti, la carenza di personale, la sicurezza nelle strutture sanitarie e il blocco delle procedure concorsuali. Le difficoltà sono aggravate da comportamenti non equi da parte della Regione. I sindacati hanno presentato al prefetto le loro richieste: assunzione urgente di medici, infermieri e OSS, stabilizzazione dei precari, adeguamento delle risorse economiche e ancora attuazione immediata dei posti letto previsti dalla Regione, risoluzione dei problemi di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro. I sindacati, accogliendo l'invito del capo di gabinetto Padovano, rinunciano a forme di sciopero, vigilando sull'operato della ASL. Ricordiamo anche che sul tavolo della prefettura i sindacati hanno portato dei numeri. Nella nostra ASL mancano 130 posti letto. Alcuni numeri: al Perrino mancano 15 posti in geriatria, ne è ancora previsti 10, ma nessuno effettivamente fatti in gastroenterologia. E ancora in ostetricia a Brindisi 12 in meno, e i 32 di Francavilla Fontana che esistono solo sulla carta. E ancora in terapia intensiva 23 in meno. Questa è la critica situazione della nostra sanità in provincia di Brindisi. Si è tenuto lunedì 7 ottobre nella sala riunioni dell'ufficio scolastico provinciale di Brindisi l'incontro promosso dal Comitato Provinciale per l'UNICEF per illustrare alle scuole del territorio il programma Scuole per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il programma è rivolto agli istituti di ogni ordine e grado per offrire un sostegno concreto a educatrici e docenti nell'accompagnare bambine, bambini e adolescenti nel percorso di conoscenza, di esercizio e pratica quotidiana dei propri diritti. Si è svolta anche la cerimonia di consegna degli attestati che UNICEF e Ministero dell'Istruzione hanno rilasciato quale riconoscimento per il lavoro svolto nella promozione dei diritti. Premiati 23 istituti scolastici, tra questi anche per quanto riguarda San Vito, il liceo Leo, il primo e il secondo comprensivo, e l'Istituto Professionale per i Servizi Sociali Morvillo Falcone. La World Music Academy di San Vito dei Normanni, in collaborazione con Pensiero Meridiano e il sostegno della Regione Puglia con Puglia Sound, parteciperà alla prestigiosa Fiera Mediterranea di Manresa, Barcellona, dal 10 al 13 ottobre con la produzione Controra. La performance si terrà il 12 ottobre nell'ambito di uno degli eventi di punta del calendario culturale mediterraneo. Giunta alla 27esima edizione, la Fiera Mediterranea di Barcellona è un punto di incontro per artisti, produttori e operatori culturali. E ricordiamo che Controra è stata ideata da Andrea De Siena per la danza e Vincenzo Gagliani per la musica. 40 annunci di lavoro per 52 figure professionali è il dato registrato nella settimana dal 7 al 14 ottobre relativamente alla ricerca di personale nell'ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel report settimanale pubblicato lunedì. Le offerte sono consultabili sul sito Lavoro per te Puglia. Questa settimana si registrano 7 posti vacanti nel settore metalmeccanico, 6 nella vigilanza ed edilizia, 5 nel commercio, 4 nautico e logistica e altre minori in altri settori lavorativi.
Ricordiamo anche che le opportunità di impiego all'estero tramite la rete EURES sono numerose. Si ricerca personale soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione. Sempre aggiornata inoltre la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NET. Per qualunque supporto, richiesta e formazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAR Puglia dei tre centri per l'impiego dell'ambito territoriale di Brindisi, ovvero a Brindisi, Francavilla, Fontana e Ostuni. A San Michele Salentino, ambulatori e servizi della ASL avranno una nuova sede in via Parini, in un immobile di proprietà del comune. È il risultato di un contratto siglato lunedì mattina nella sede della direzione generale della ASL a Brindisi tra il sindaco di San Michele Giovanni Allegrini e il direttore generale della ASL brindisina Maurizio De Nuccio. Il tutto a titolo gratuito per una durata di 3 anni. Nei locali di via Parini saranno ospitati la guardia medica, il centro vaccinazioni, gli ambulatori del distretto. I compleanni di Monsignor Annibale De Leo. Il tema dell'incontro promosso dall'amministrazione comunale di San Vito in programma mercoledì 9 ottobre alle 17:30 nella sala conferenze del Chiostro dei Domenicani. Su questo illustre uomo di cultura sanvitese sono previsti interventi della direttrice della Biblioteca Pubblica Arcivescovile Annibale De Leo di Brindisi, Catiuscia Di Rocco, e del giornalista Angelo Sconosciuto. E chiudiamo ricordando, per quanto riguarda il tempo, a cura di 3bmeteo.com, che segnala in settimana forti perturbazioni. Sulla Puglia il tempo peggiorerà nella notte di mercoledì con piogge e rovesci sul versante adriatico. Un passaggio comunque veloce, infatti il mattino seguente il tempo tornerà a migliorare. Sul Brindisino le temperature andranno, le minime da 15 a 18 gradi, le massime fino a 28 gradi. Ci saranno anche raffiche di vento e il mare sarà poco mosso o mosso. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno, prossimo appuntamento rinviato a stasera in terza edizione alle ore 20. Grazie da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica e da Piero Vasta che ha condotto in studio. Appuntamento in terza edizione più tardi alle 20. A tutti buon pomeriggio. CBSN News.